potrebbe forse partire dal fatto che quando ero ragazzina, vivevo a Napoli, si stava a casa prima di tutto, quindi stare a casa significava anche cucire, rammendare, avere a che fare con le stoffe. Anche le persone meno preparate, si stava con l'ago in mano, si accorciavano i vestiti, si allungavano, si modificavano, quindi c'era un continuo contatto con la stoffa. Quando c'è stata la guerra, all'improvviso non si andava più in giro a comprare e allora si cominciava a usare quello che c'era. Allora si rivoltavano i cappotti, c'erano delle casse dove si tenevano le cose, queste casse a volte avevano delle stoffe, si tiravano via queste stoffe dalle casse e si faceva una gonna, un vestito. Non c'era bisogno di essere poverissimi per fare questo, era un'attività. Noi oggi non abbiamo questo tipo di rapporto, si butta via il vestito, no? Perché non si usa più, si regala, si ricicla. Possiamo anche dire che c'era una vicinanza molto forte fra le stoffe e le donne. Ho cominciato a divertirmi con questa storia del tessuto e di averlo convertito in qualcosa, no? In arte. Non so che cos'è, non so come chiamarla, se è arte astratta, arte contemporanea, arte concettuale, non lo so. E si chiamano Big Aura. A chi, oltre ad avere dei limiti corporali, ha una aura oppure un'aureola, non lo so come si può chiamare. Il mio marito organizzava per lavoro i viaggi, in India soprattutto, poi siamo stati in Cina, siamo stati in Tibet. Avevo capito che erano luoghi che producevano delle cose che mi interessavano follemente. Appena potevo andavo nei mercati e prendevo materiale, stoffe, ecco. Lo facevo alla cieca, poi sono diventata sempre più selettiva verso qualcosa che non avevo previsto. Sempre di più ero attirata dalla struttura nuda e cruda. Ecco, e questo praticamente è un pezzo di corteccia d'albero che, se la vedi da vicino, vedi che c'è come una tessitura. Non mi interessava il lato prezioso, mi interessava l'essenza, e non c'è un posto più vicino all'essenza del tessuto sia in India che in Tibet. Mentre noi, quando andiamo a offrire a un santo un atto di devozione, lo facciamo con una candelina. Loro compravano delle piccole cose che costavano 2 soldi, pellegrini, e sono delle sciarpette che poi si mettono sulla spalla del santo. Lì si vede la materia la più nuda, la più elementare, la più semplice. Questa cosa mi ha fatto un'impressione enorme. Vi faccio vedere che differenza infinita, storica oramai, fra quello che sono quelli che oggi si offrono in Tibet, nei santuari, e quelli che ho preso io, che sono queste qui, di cui noi abbiamo solo l'impronta oramai. C'è stata una mostra alla Gnam, alla Galleria d'Arte Moderna, in cui non solo abbiamo mostrato gli originali, ma anche le impronte, perché abbiamo lì come se fossero delle stampe. Ecco, sì. Anche ora sono bellissime, però è plastica, sono stampati. Prima tutto questo era di seta, sì, e soprattutto la trama
Era come vedi, larga, larga. E non c'è una trama più bella dell'incontro degli opposti. E il tessuto più è semplice, più non è altro che un incontro di due tendenze opposte. E solo nella guerra, dice Eraclito, la più bella delle trame si compie. Non avviene nulla se non avviene un incontro fra opposizioni che fanno scoppiare dinamicamente qualche cosa. Quindi il tessuto mi è sembrato all'improvviso la realizzazione più vicina a questo concetto. In un museo di Istanbul, quindi non siamo in India ma siamo in un paese musulmano, vidi un tappeto semplicissimo, qui c'erano solamente come delle palle rosse su un fondo color corda. E io pensai che da noi non avrebbe mai avuto un riconoscimento, un elemento solo decorativo, che è quella della ripetizione, che invece in questo tappeto era il tappeto, la decorazione del tappeto. E la ripetizione da noi è un elemento di decorazione, mentre in quel tappeto era il centro del quadro, era l'oggetto. Allora, questa è per esempio la bella terra, ecco, ne ho fatti moltissimi, che tutti rappresentano qualcosa di molto elementare. C'è l'acqua, c'è la luna, c'è la terra, ecco, c'è il cielo, poi a volte ci sono le stelle. Vedi, varia, però ci sono delle costanti. Le costanti sono sempre le stesse cose, la terra. E in un certo senso è questo l'elementare, l'elemento sul quale noi poggiamo i piedi, quello per cui bisogna saperlo, tenerne conto, fare attenzione. E io penso che noi siamo come un accumulo insensato di fatti, e che per esempio io ormai alla fine della mia vita mi piacerebbe che ci fosse una storia, un racconto. Secondo me però il mio pensiero più privato è che non ci sia. Quindi la vita per me è stata una serie di fatti che poi visti con l'occhio del poi, dice, ah, ma forse i viaggi mi sono serviti, ah, forse. C'è l'ossessione che ci sia un filo, non possiamo non pensare al filo. Poi c'è questo filo? Non lo so.